Eravamo numeri, non più uomini. Il mio era Siebentausend, noi Unter 43, ossia 7943. Ero uno di tanti. Mi avevano preso sulle montagne confini con l'Austria. Quando tentavo di arrivare a casa non ce la feci. Mi portarono a piedi fino a Innsbruck e poi dopo 4-5 giorni ci caricarono sui treni e ci portarono in un territorio molto lontano che a noi era sconosciuto, oltre la Polonia, vicino alla Lituania, sulla Masuria, in un lager dove precedentemente erano morti migliaia e migliaia, parlano di 50-60 mila russi, prigionieri, morti di fame e di tifo. Noi andammo a occupare le baracche che avevano lasciato liberi. E dopo 4-5 giorni ci proposero di arruolarci con la Repubblica di Salò, ossia di aderire all'Italia di Mussolini. Eravamo un gruppo di amici che avevamo fatto la guerra in Albania e in Russia. Eravamo rimasti in pochi, ci siamo messi davanti allo schieramento e quando hanno detto Alpini fate un passo avanti e ritornate a combattere, abbiamo fatto un passo indietro e fummo coperti di insulti e di improperi. Avevamo visto cos'eravamo noi in guerra sia in Albania sia prima contro la Francia poi contro la Russia. Avevamo capito di essere dalla parte del torto, non potevamo più essere alleati né coi tedeschi dopo quello che avevamo visto. Perciò da allora fummo dei traditori, fummo della gente che non voleva più combattere e ci trattarono da tali. Nell'ordine dei lager venivamo subito dopo gli ebrei, gli slavi, e venivamo noi, che non eravamo nemmeno riconosciuti dalla Croce Rossa Internazionale, si chiamavano internati, ma non, eravamo prigionieri dentro i reticolati, con le mitragliatrici piazzate nelle torrette che ci seguivano ogni volta che ci spostavamo dentro per andare in qualche parte. Beh, abbiamo resistito. Tanti di noi non ritornarono. Più di 80.000 nostri compagni sono morti in questi lager durante la prigionia. Io ritornai nella primavera del 1945 a piedi dall'Austria dove ero fuggito dall'ultimo lager. Arrivai a casa che ero poco più di 50 kg, pieno di fame e di febbre e feci molta fatica a riprendere la vita normale. Non riuscivo nemmeno a sedermi a tavola con i miei o a dormire nel mio letto. E ci vollero molti mesi per riprendere la vita di cittadini qualsiasi. Avevamo dietro le spalle una storia che ci aveva fatto aprire gli occhi su quello che eravamo noi e su quello che erano quelli che dicevano i nostri nemici. Quello che ci avevano insegnato nella nostra giovinezza era tutto sbagliato. Non bisognava credere, obbedire e combattere, non bisognava che l'obbedienza fosse cieca, pronta e assoluta, non bisognava che libro e moschetto fosse il fascista perfetto. Avevamo imparato a dire no sui campi della guerra ed è molto più difficile dire no che sì. E anche voi ragazzi imparate a dire no alle lusinghe che vi sono intorno, imparate a dire no a chi vi vuol far credere che la vita sia facile, imparate a dire no a chi vi vuole proporre delle cose che non sono contro la vostra coscienza. Seguite solo la vostra voce. È molto più difficile dire no che sì.